Ačiū, collega. Giorgio from Italy. Grazie. Cari colleghi, partiamo da alcuni dati di fatto. Con l'esplosione della crisi economico-finanziaria è chiaramente emerso che le due maggiori fragilità dell'area euro consistevano nell'elevato indebitamento pubblico privato. Inoltre l'eccessiva esposizione finanziaria di, tu, di tutte tante famiglie e imprese espone sicuramente il sistema creditizio ad una condizione di vulnerabilità molto rischiosa. I progressi poi che eh, sono stati realizzati con Basilea 3 sono diretti a rafforzare sotto il profilo patrimoniale le imprese creditizie. Ora, visto questi dati di fatto, alla ricapitalizzazione delle banche deve sicuramente accompagnarsi tuttavia l'adozione di un sistema condiviso di vigilanza con l'adozione di criteri rigorosi ed omogenei per evitare che il fallimento di una banca in un Paese membro poi in un qualche modo, se specie di grandi dimensioni, produca effetti a cascata di tipo sistemico. E' altrettanto poi necessario costruire un sistema di regolamentazione uniforme per la gestione della crisi stessa. Il completamento dell'unione bancaria di cui parliamo oggi procede però tuttavia molto a rilento e alcuni interventi, soprattutto di alcuni paesi, ci hanno anche il chiarito il perché effettivamente. Finora è stato realizzato solo il primo passo di un percorso che richiederebbe invece di procedere molto velocemente. Si assiste in questo momento ad un paradosso. I Paesi membri che sono più solleciti nel raccomandare il rafforzamento del sistema di regole comuni in materia proprio di finanza pubblica manifestano i maggiori dubbi e forti riserve sul completamento dell'unione bancaria. Eppure tutti noi sappiamo che governance economica e unione bancaria sono due pilastri altrettanto indispensabili per contrastare la vulnerabilità dell'area euro. Allungare quindi i tempi per il completamento ora dell'unione bancaria significa esporre il sistema finanziario dell'area euro a forti rischi, non meno gravi di quelli che possono essere provocati dal mancato rispetto da parte di uno dei Paesi membri degli impegni relativi al deficit o al debito pubblico. Ritardare quindi la realizzazione dell'unione bancaria significa anche mantenere l'attuale situazione sperequata e squilibrata all'interno dell'area euro per cui alcuni paesi continuano a sostenere con aiuti ingenti le proprie banche, anche distorcendo il mercato interno e la concorrenza come sappiamo bene. È quindi però, lo ripeto, necessario e di fondamentale importanza che quegli stessi paesi che anche oggi, in questa occasione, si ritengono completamente europeisti e ci chiedono più Europa e maggiore condivisione della sovranità, che è stata cessione della sovranità prima di tutto si impegnino a permettere una completa unione bancaria fondamentale naturalmente per il risanamento della situazione europea e eh, il riferimento logicamente lo faccio direttamente a quello che abbiamo sentito dagli amici tedeschi, dai colleghi tedeschi senza però proporre come è già successo pretustosamente delle sottili argomentazioni giuridiche di comp sulla compatibilità di una compiuta unità bancaria con invece il Trattato di Lisbona, che in realtà giustificano solamente, e lo sappiamo, la difesa di interessi meramente nazionali, che sono poi gli stessi interessi delle banche più esposte, ad aver probabilmente indotto a consentire un sostegno alla Grecia che sarebbe stato invece necessario concedere, che non è stato concesso, in una logica di quella che tutti chiamiamo ormai solidarietà europea. Ora, Dopo tutto questo, che è molto chiaro, concedetemi anche questa battuta. Io ho appena sentito pochi minuti fa il collega tedesco Hans Michael Bach che ritiene che non sia giusto, so che non sia giusto sostenere le banche con finanziamenti pubblici, quando è egli stesso, che è tedesco, e concludo. Proviene da un Paese le cui istituzioni dal 2008 al 2012 hanno erogato alle proprie casse di risparmio, e purtroppo sono dati, oltre 646 miliardi sotto forma di garanzie a titolo di ricapitalizzazione. Quindi questo è fondamentale per poi tutti insieme procedere velocemente al completamento di questa unione bancaria. Grazie.